quindi adesso vado a letto perché domani mattina devo provare ad andare a Campo Grosso dove c'è un bel po' di neve. Ciao. Sono partito alle 8:30, la giornata è magnifica, l'intenzione è andare all'altezza di quelle montagne là dove c'è la neve. E questo è il centro di questa ridente cittadina, il casco burgundo, che in realtà è una chiesa, ma nessuno lo sospetterebbe. A mezzo cason, e qui siamo a 970 metri. Ecco qua il rifugio della guardia, 1136 metri. Questa è la prima, si esce, e quella è la seconda. I ghiaccioli sopra. Sono arrivato a Campo Grosso, dove dopo tornerò a mangiarmi un bel piatto di pasta. Ecco lì, 1457, rifugio Campo Grosso. Complimenti. 2 ore e mezza ci ho impiegato. 1250 metri di dislivello e qua sono 9 gradi. Ecco lì il gruppo del Carega. E là davanti si arriva a Rovereto, qui comincia la Vallarsa, finisce il Veneto e vedete lì appena si legge provincia Trento. Di là non l'hanno aperta, io volevo andare proprio giù di là, c'è 1 metro di neve quindi la vedo dura. E ora dovrò andare di qua. E qua non mi sembra ghiacciata. Ecco il voletto che ho appena fatto e che avete visto è stato su quelle guglie lì, da Guglia J in là fino all'anfiteatro e un po' sotto, dietro c'è il Carega e adesso vado in giù di qua. Direi che è facile, l'unico rischio è il ghiaccio, ma qui non ce n'è per niente. Vado in giù verso il Pian delle Fugazze, sono 6 km di discesa così. Vediamo. Devo dire che si va bene, però tiene molto. Buongiorno. Ho incontrato già una decina di persone che con una giornata così giustamente vengono qui a camminare, perché si sta benissimo. D'altra parte, se uno non si diverte dove si può, dov'è che deve divertirsi? Mi guardano comunque con aria stupita, perché trovare uno in bicicletta sulla neve non è consueto. Buongiorno. Ecco, questa è la strada che sto facendo, e invece quello è il cornetto. Che meraviglia. C'è poca neve perché il vento e il sole l'hanno portata via, però il cornetto è proprio bello, bello da vedere, in mezzo a montagne di neve. Il paesaggio è affascinante, affascinante. Qui ghiaccia ma non sghiaccia mai, quindi la neve è stupenda, stupendissima, si può dire stupendissima. Che meraviglia, che meraviglia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, che meraviglia. Che meraviglia, bravo. Esagerati. Tanti pensano che sia difficile, invece no, non è. Sì, basta pensarci, farlo. Però il più difficile è
decidere di farlo. Sono 3 gradi, siamo a 1136 metri. Ecco lì il cartello. Passo Pian delle Fugazze. Faccio una piccola deviazione all'ossario del Pasubio, che sono in Trentino. E adesso torno in Veneto. L'ossario del Pasubio, eccolo qua. Ecco, quello è l'ossario del Pasubio. E là in cima, nella zona di neve, dove c'è il colmo, si vede il rifugio Papa. Cannoncino, innevato, fondazione 3 novembre 1918. È aperto perché vedo delle luci dentro. C'è anche un bar. E adesso andiamo giù per la Malunga. Questa è la mia sinistra, che vedete, e siamo ancora proprio sul confine, vedete Pasubio, crescendo di emozioni. E è la strada che porta al Rifugio Papa, è la strada degli eroi. Qui finisce la Vallarsa, saluti dal Trentino, e adesso guardate cosa si trova qua. Una stele commemorativa del vecchio confine con l'Austria. Ecco qua, vedete, lì è scritto Regno d'Italia, e là invece quel cartello lì nero, zebrato, giallo, eccolo qua, Kaisertum Österreich, Impero d'Austria. Adesso sono di nuovo in Veneto. Ok, caspita, se è neve, ma devo dire onestamente che la facevo più facile, la facevo molto molto meno neve, evidentemente non è come pensavo io, né tanto esposta al sole, forse si passa. Che si chiama proprio Malunga, perché è lunga, sono diversi chilometri, c'è già uno, voilà, che lastra, c'è uno che è passato di qua in bicicletta, vedo le tracce, quindi se lui ce l'ha fatta, non so se ce l'ha fatta, o è morto o ce la faccio anch'io. Mi piace scendere, piedi, lastra, non vedo il sole, finalmente, che forse migliora la situazione. Guardate, par di essere all'inferno. Ci passiamo sotto, sperando bene, e magari mettendoci un po' di fianco, almeno a quelle più grosse. Tanti lenti. Guarda che lastra di ghiaccio. Guarda, pazzesco. Che rumore sinistrissimo.
è qua. Però guardate, si vede giù il mondo. Madoschia, guarda, guarda che roba, pazzesco. Sì, è farinosa. Quella in cima è l'ossario dove sono stato prima, che vi ho fatto vedere. Si vede la bandiera italiana che sventola, e sventola bene perché in effetti c'era un bel venticello di faggi. Questi faggiti sono meravigliosi, cioè proprio quella che ghiacciatona, giù lì è un'unica lastra, ci passi di sopra, su, vai giù. Bene, passata. Qui hanno cementato la strada perché è talmente ripida che l'asfalto non riuscirebbe a tenere. Sono da poco uscito dal bosco e l'impressione che ho quando sono dentro un bosco è sempre una leggerissima paura, ma nello stesso tempo sento di essere nel posto giusto, dove dovrei essere. E d'altra parte siamo vissuti per milioni di anni dentro i boschi, almeno 2 milioni di anni, almeno, forse 3. Guardate quanta acqua, e guarda ghiaccio. Qui ci sarebbe una passerella, ma è molto più divertente fare così. Come i bambini, guarda che lastra! Che lastrone, pazzesco. Qua non è. A piedi sul crinale qua si riattraversa un altro torrentello. Che spettacolo, guardate che blocchi di ghiaccio che ci sono lì. Ah, e anche là in giù, guarda, tonnellate, attraverso il guardo da là. Eccolo lì. Fa fresco. Bene, via. Questo insignificante pezzetto è stato di gran lunga il più difficile, perché è un'unica lastra anche nelle parti da in salita. Tutta la strada è ghiaccio e qui non riuscivo ad arrivarci, non c'è presa. Ecco, passata Staro si arriva al passo Xon, e adesso c'è un altro bel pezzo di discesa, perché adesso si fa tutta la costiera da sta parte qua e si evita la statale, che è brutta. Ed eccoci, è la chiesetta di Sant'Ulderico, che non ha le lancette dell'orologio nel campanile. Adesso c'è un gran bel discesone asfaltato lungo, quasi rettilineo, dove ci si diverte e si corre. Alla fine della discesa di Rovegliana, invece di andare giù di nuovo nella statale, si prende questa bellissima stradina che si chiama La Viola. Ecco, comincia adesso. Dobbiamo stare sospesi, senza star seduti sulla sella, perché sennò quei salti lì, bloc, ti buttano a pesce, al volo. Ecco qua, bisogna avere dei buoni freni, perché conosco uno, vero Carlo, che in questo tornante qua si è capottato e si è rotto un paio di costole. Ed eccoci a Valdagno, lo si capisce da questa immensa fabbrica dove 11.000 operai una volta lavoravano. Questo è il mio paesello alle 3:15. E a me piace proprio per questo, perché è tranquillo, non c'è casino. Sono le
3 del pomeriggio, 60 km, 1730 metri di dislivello, gran bel giretto. E alla fine di questa avventura sono leggermente sfinito, ho fatto appunto 60 km, 6 ore abbondanti, e però ho ancora il 40% delle due batterie, quindi posso dirmi soddisfatto, perché è stato un bel giro impegnativo, non tanto per i chilometri ma per il fondo, che era tosto, molto tosto, molto molto tosto. E adesso vado a casa e mi faccio una doccia calda, calda. Dopo sto giro qua sono tutto rosso in faccia. E guarda in che condizioni che sono, da buttare via. Grazie di aver guardato il video di Loris. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti e attiva la campanella. È gratis. Ti aspetto al prossimo video. Ciao ciao.